Continuano a tener banco i rinnovi in casa Milan, detto di che sì, il giocatore ha fatto la sua richiesta, che poi è l'offerta, come vi abbiamo detto in esclusiva a questo Studio Voi Stadio con Davide Russo De Cerame, è l'offerta del Paris Saint Germain, quindi 8 milioni più 2 di bonus, e quindi la trattativa è ferma. In quel punto ci sono altri giocatori a cui il Milan deve rinnovare il contratto. Uno su tutti è sicuramente Theo Hernandez, in scadenza nel 2024, con un ingaggio in questo momento relativamente basso, e quindi con la paura per tanti tifosi del Milan di veder ripetere nella vicenda Theo Hernandez quello che abbiamo visto accadere con Donnarumma, Çalhanoğlu e Kessié. Io sono arrivato alla conclusione che la strategia di Elliott in fondo può essere quella, nella speranza di vendere il club un giorno sì e l'altro pure, nel senso che se dovesse arrivare un'offerta importante Elliott venderebbe il Milan. Quindi c'è una spiegazione a questo aspettare da parte di Elliott a rinnovare i contratti. Perché io dovrei appesantire il mio monte ingaggi andando a proporre un rinnovo di contratto a Theo Hernandez a 2 anni dalla scadenza, anzi 3 in questo momento, poco meno di 3, e quindi doverlo pagare già per esempio dalla prossima stagione il doppio o il triplo, e se poi nell'estate 2022 arriva un altro fondo, arriva un altro acquirente, ho pagato di più il giocatore. Io credo che ci sia anche questo aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda i rinnovi del Milan, altrimenti non si spiegherebbe tutta questa attesa e il fatto di essere arrivati con tanti giocatori alla scadenza del contratto e quindi vederli partire a zero. L'obiezione, che è sicuramente legittima e corretta, può essere quella di depauperare un patrimonio per il club, ma anche per lo stesso Elliott, perché se tu riesci a vendere che sì per 40 milioni di euro hai sicuramente un'entrata a bilancio che ti permette di abbassare la quota che dovrai andare a ripianare poi l'anno successivo, visto che praticamente ogni anno Elliott fino a questo momento ha ripianato in media più di 100 milioni a stagione. Però la risposta che mi sono dato, guardando l'attesa e guardando come si è arrivati lunghi su tutti i rinnovi di contratto, può essere questa: io sfrutto il giocatore che in questo momento lo sto pagando per il rendimento che ha meno di quanto offrirebbe a lui il mercato o una grande squadra, e provo ad arrivare vicino alla scadenza del contratto cercando poi di rinnovarlo, anche se sicuramente fino a questo momento le cose non sono andate bene. Detto questo, per quanto riguarda Theo Hernandez, dal mio punto di vista c'è ancora davanti tutta questa stagione, e quindi io credo che i discorsi, i contatti, le trattative per il rinnovo del giocatore partiranno dalla prossima estate. Io non credo che il Milan, con davanti ancora 3 stagioni piene, perché 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, con 3 stagioni piene davanti, il Milan, per come abbiamo visto operare il Milan, possa partire per rinnovare il contratto di Theo. Quindi il contratto di Theo verrà posticipato alla prossima estate, e poi la prossima estate si vedrà, insomma, dipenderà anche dalla stagione che ha fatto il Milan, dalla sicurezza di essere in Champions League anche l'anno prossimo, e magari l'anno prossimo potrebbero arrivare delle offerte importanti per il giocatore. Allora in quel caso lì cosa si fa? Si accetta l'offerta e quindi non si va avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto, oppure Elliott ha la forza
ha la volontà più che la forza di rinunciare ad un'offerta importante per il giocatore a 2 anni dalla scadenza di contratto, con tutte le difficoltà che abbiamo visto accompagnare Elliott per i rinnovi di contratto. Ecco, io penso che il discorso di Theo Hernandez verrà ripreso dalla prossima estate, che in questa stagione non ci sarà nessuna trattativa per il rinnovo. Certamente il rapporto tra il giocatore e i dirigenti del Milan, su tutti Paolo Maldini, è ottimo, e quindi dei discorsi possono essere intavolati anche durante questa stagione. Però diciamo che mi sorprenderei molto se il Milan riuscisse ad annunciare il rinnovo di Theo Hernandez in questa stagione, ma proprio perché avendone davanti ancora 3, non è un'urgenza, anche se sicuramente è il giocatore che in prospettiva può valere di più sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista di un'offerta economica, e quindi io credo che il rinnovo di Theo Hernandez ci sarà dalla prossima estate e non prima. Detto questo, il Milan che si prepara per la prossima giornata di campionato è un Milan che ritrova Zlatan Ibrahimovic e, come ha detto lo stesso Pioli, tutto sommato questa voglia, questa volontà di giocare con le due punte, di provare Ibrahimovic e Giroud quando Giroud sarà a disposizione, quando Ibra sarà completamente recuperato, nel senso di avere una condizione ottimale, io credo che sarà una soluzione che verrà provata da Pioli, perché comunque garantisce una squadra più quadrata, una squadra in grado di avere 2 attaccanti fenomenali là davanti, perché se parliamo di Ibrahimovic e Giroud insieme parliamo di 2 attaccanti che sono 2 dei più forti del campionato in coppia. Andiamo a vedere le coppie gol. Se tu hai Ibrahimovic e Giroud e stanno bene, quindi in una partita in cui Ibrahimovic e Giroud stanno bene, beh, il Milan non ha nulla da invidiare all'Inter, alla Juventus e a tutte le altre squadre. È diverso poi il discorso e la considerazione di 2 giocatori che comunque hanno superato abbondantemente i 30, Ibrahimovic si avvicina ai 40, e quindi poi ci sono tutti i discorsi che vanno fatti sulla stagione e sull'intera durata del campionato.